tristezza per la finale persa, perché ci tenevamo molto a vincere questa partita, perché in settimana l'avevamo preparato molto bene, nei minimi dettagli. E poi purtroppo queste partite, quando cali la concentrazione per un attimo, cioè ti fanno male. Poi davanti a questo pubblico, in questo stadio, era difficile, ma ce la stavamo per fare. Qual è il maggior rimpianto? Il maggior rimpianto è di non aver tenuto la concentrazione alta tutti i 90 minuti, perché fino al 75esimo, 73esimo, non so perché minuto ha segnato il Torino, noi avevamo reatto bene, avevamo preparato la partita così, che dovevamo aspettarli, però poi è così, questo qua. La Lazio se l'è giocata alla pari contro la squadra campione d'Italia, secondo lei dove può arrivare la Lazio Primavera? Certo, sempre alla pari, perché siamo la Lazio Primavera, dovevamo onorare questa Supercoppa che era già nostra, e per me questa Supercoppa, dopo questa prestazione, può segnalare un punto di partenza. Non stavamo andando bene in campionato, eravamo un po' così, la squadra si è riformata, tanti sono andati via, noi ci stiamo mettendo un po' per metterci alla pari degli altri, però per me può essere un punto di partenza fondamentale. Come giudichi invece la tua prestazione? La mia prestazione, dal primo minuto, il debutto, un po' emozionato, però spero bene, almeno. Vediamo che porti ancora i segni della battaglia, dello scontro di gioco. Sì, le finali sono tutte battaglie, non ti regala niente nessuno quando arrivi in un palcoscenico così contro una grande squadra come il Torino. Vista la bella prestazione, ti aspetti un po' di continuità da parte di mister Inzaghi? Cosa ti ha detto a fine partita? No, con il mister ancora non ci ho parlato, però io sono pronto sempre, perché ho visto che il mister ha molta fiducia in me. Una partita così, al debutto da titolare, mi ha schierato senza paura, e io gli devo ripagare per forza la sua fiducia. Ora rientreranno i nazionali che sono fuori, quindi no, sono tranquillo, voglio migliorare e voglio aspettare quando sarà il mio momento di fare bene come oggi. Senti, è questo il tuo ruolo? Sì. È un po' di tempo che gioco in continuità in questo ruolo, mi piace, al mister vada bene che io gioco là, quindi io gioco là. Ok, grazie. Grazie. Ciao.